Papa Francesco nell'Amoris Laetitia dà delle indicazioni molto particolari, perché pone come paradigma dell'amore coniugale l'inno alla carità di San Paolo nella famosa prima lettera ai Corinzi al capitolo 13. Il Papa Francesco dà un'indicazione ulteriore, quella che è stata l'ultima allocuzione di Papa Benedetto alla Rota Romana, proprio pochi giorni prima della sua rinuncia, 26 gennaio del 2013, gli aveva dato come indicazione il bene dei coniugi da intendersi come il volere sempre e comunque il bene dell'altro. Sicuramente c'è da parte di Papa Francesco un superamento di quella che era la fissità dei ruoli tradizionali. Un padre che si occupa dei propri figli non è per questo meno uomo, ma allo stesso tempo si delineano alcune caratteristiche di tenerezza, di comprensione che una madre deve avere. Questo interscambio dei ruoli che viene molto bene sottolineato dal Papa. A me pare che ci siano tre espressioni chiave: il matrimonio come vocazione, il matrimonio come storia della salvezza, il matrimonio come cammino di maturazione. Riguardo ai matrimoni misti, il Papa non entra negli aspetti giuridici e in realtà non l'hanno fatto neppure i due sinodi. Il matrimonio misto potremmo vederlo come un ecumenismo sul campo, certamente aprendo un'eventuale prospettiva di studio e di approfondimento. La grave immaturità di uno dei due al momento del matrimonio può essere una causa psichica che determina un'incapacità matrimoniale. Però bisogna anche tenere presente una distinzione importante, cioè la distinzione tra la maturità psichica come il punto di arrivo dell'evoluzione di una persona e la maturità canonica come il punto minimo di validità di quel matrimonio. Il Papa fa riferimento alla prima forma di maturità, la maturità psichica. Francesco ci ricorda che nel sacramento del matrimonio i ministri sono l'uomo e la donna che si sposano, i quali manifestano il loro mutuo consenso. Quindi il sacerdote ha una qualifica che è quella di teste qualificato. Nelle chiese orientali proprio abbiamo una tradizione completamente differente. Il sacerdote è il ministro del matrimonio perché è Dio stesso che unisce gli sposi. La benedizione nuziale è elemento costitutivo della forma giuridica ordinaria del matrimonio. Il Papa Francesco ci dice che in ogni caso abbiamo bisogno di riflettere ulteriormente circa l'azione divina nel rito nuziale. Ma nel nostro diritto italiano esiste l'istituto dell'amore su cui si fonda anche uno solo dei rapporti giuridici che noi discipliniamo? Allora, qui entrano in gioco due importantissimi esponenti della cultura giuridica italiana civilistica, ossia uno recentemente scomparso, il professor Angelo Falsea, che nell'ambito dei suoi inesauribili studi si è occupato anche dei fatti di sentimento con una voce di cristallina intelligenza, rivelando fra le tante cose come il diritto spesso si debba inevitabilmente occupare dei fatti di sentimento, anche che poi entro i limiti del diritto. La seconda voce è quella di Jemolo, che considera la famiglia come un'isola che il mare del diritto può lambire ma non sommergere, che l'isola familiare è un'isola fondata sull'affetto e il diritto ha poco potere di disciplinare gli affetti. A questo si aggiunge però un'altra dottrina più recente che parla di amore nell'ambito del rapporto nonni-nipoti, il diritto all'amore dei nonni. È una collega di diritto civile, la professoressa Mirzia Bianca, che ha affermato questa tesi, che poi è stata accolta sul piano normativo in quelle previsioni volute dalla legge di riforma della filiazione, la 219 del 2012 e il decreto attuativo 154 del 2013, che nel riformare l'intero rapporto dei doveri e dei diritti dei figli nei confronti dei genitori e nell'esaltare il valore della minore età, il valore della supremazia dell'interesse del minore, ha ribadito espressamente come ci sia un diritto del minore ai rapporti con i nonni, con i parenti in genere, ma ci sia anche un correlato diritto dei nonni, dei parenti, ad avere rapporti con il minore.